Siamo col presidente dell'Associazione Carnevale di Mileto. Ci racconta questa sua esperienza? Allora, siamo alla edizione del 2023, la quindicesima per l'esattezza. Dopo i 2 anni di fermo che abbiamo avuto per la pandemia, abbiamo ripreso quest'anno di nuovo con questa spettacolare manifestazione. Come si vede, si può vedere, diciamo, un bagno di folla, un bagno di persone come tutti gli altri anni. Una manifestazione meravigliosa che speriamo di riproporre anche il prossimo anno come gli altri anni addietro. Ricordiamo che Mileto, oltre ad essere la città di Ruggero il Normanno, il carnevale miletese, è anche la città che esprime più di tutte in Calabria il ciclismo a livello internazionale grazie al Giro d'Italia e alla passione di Mimmo Buzzumi. Sicuramente anche il prossimo anno ci ritroveremo qui con una manifestazione sicuramente con più attrazioni, con più carri, molto sicuramente coinvolgente. Anche questa qua è molto coinvolgente, possiamo vedere c'è una marea di persone. Un grazie particolare all'amministrazione comunale che ci ha aiutato tantissimo per la realizzazione di questa bellissima festa popolare, e grazie anche ad Antonio per la sua presenza qua a Mileto, sempre presente anche con noi in tutte le altre manifestazioni, anche quelle ciclistiche, dove specialmente ci incontriamo spesso. Grazie Antonio.